Benvenuti in questo video tutorial nel quale illustreremo le funzionalità di TAC. TAC è un sito che dietro registrazione consente di produrre come dei cartelloni multimediali con immagini, testi, audio, video e rimandi ad altri siti. È una sorta di cartellone 2.0 e funziona a progetto, vale a dire non ha la caratteristica cronologica di un blog, ma inizia, tratta un tema e poi chiude, ha un suo link univoco e quindi può documentare una singola esperienza didattica. Nel nostro caso proveremo a usare TAC per la simulazione di un esempio di digital storytelling, ad esempio un'intervista impossibile. TAC richiede registrazione gratuita, ha una lieve pubblicità che può essere tuttavia rimossa. Senza registrazione è usabile TAC, ma non si salvano i progressi fatti. Dopo il login, questa è l'immagine, clicchiamo in alto a destra dove è presente l'icona della matita e qui TAC ci propone una serie di stili, vale a dire di layout possibili dei nostri lavori. Noi vogliamo avere massima libertà, sicché scegliamo tela vuota, blank canvas, e dopo qualche istante di caricamento vediamo l'interfaccia. L'interfaccia di TAC si divide in due parti. La prima è questa, è questa sorta di barra degli strumenti nera nella quale possiamo inserire tutto ciò che TAC permette. Nella parte destra, invece, di nuovo a sfondo nero, è possibile vedere tutto ciò che TAC può abilitare a livello grafico in un testo. Quindi, in un certo senso, questa barra è la barra dei contenuti e questa sulla destra è la barra della grafica. Allora, per prima cosa proviamo a inserire un titolo. Per inserire un titolo occorre cliccare su AA e infatti mettendo il mouse over vediamo Headline e scriviamo Intervista Impossibile. Ecco il mio titolo. Come vedete non è possibile modificare il font del testo, si possono fare delle lievi modifiche attraverso l'ingranaggio sulla destra. E infatti cliccandolo viene fuori questo menu nel quale possiamo giustificare il testo a sinistra, al centro, a destra. In questo caso noi scegliamo una giustificazione centrale. Poi possiamo modificarne leggermente la grandezza, eccola qui, scegliamo questa la più grande, e lo sfondo, il colore dello sfondo. C'è un set predefinito che poi modificheremo, per ora scegliamo questo sorta di azzurro. Ecco qui, intervista impossibile. Ora, sempre dal menu in basso, immaginiamo di voler inserire un testo. Clicchiamo su Text, ecco, il funzionamento è assolutamente identico. Noi scriviamo testo. Per esempio, qui didatticamente può essere utile che il docente inserisca delle indicazioni per i ragazzi. È possibile anche copia e incollare un testo scritto da altrove e inserirlo in questo spazio. Anche qui le possibili modifiche al testo sono limitate, ma tramite l'ingranaggio qualcosa è possibile modificare. Per esempio lo stile, vedete? E anche il testo, se allineato a sinistra, al centro o a destra. E poi, tramite il cestino, è possibile eliminare il mattoncino testo, perché TAC funziona attraverso l'inserimento progressivo di mattoncini. Il primo che abbiamo messo è il mattoncino titolo, questo è il mattoncino invece testo. Ora immaginiamo di inserire una foto. Clicchiamo su foto, il menu è leggermente più elaborato, perché qui TAC ci dice che può prendere le foto da un repository molto noto che è 500px. Infatti, se io lancio una ricerca da questa interfaccia, mi verranno restituite tutte le immagini relative a ciò che io cerco presenti in questo sito. Oppure posso fare l'upload della mia foto, molto utile se lo sto usando da smartphone, quindi posso inserire un'immagine dalla mia galleria, da un account Instagram, oppure direttamente da un indirizzo. Possiamo impostare una ricerca di prova, visto che è un'intervista, scriviamo microfono e qui vedete i risultati che TAC ci restituisce prendendoli da 500px. Immaginiamo che a noi interessi, che so, questa, clicchiamo su questa immagine e nel momento in cui fa il nostro caso, clicchiamo su Done. Vedete che è presente il watermark, vale a dire il timbro che l'immagine proviene da 500px e che è stata scattata da un certo fotografo. Bene, con la stessa identica modalità clicchiamo su video. Questa volta per
per vedere la funzionalità con la quale TAC incorpora video esterni, cioè video che sono già presenti online e noi vogliamo inserire il nostro progetto. Immaginiamo di inserire un video presente su YouTube. Io ho già scelto questo video, è un'intervista impossibile a Epicuro. Incollo il link del video, dopo qualche istante TAC elabora la richiesta, inserisce il video, io clicco su Done ed ho finito. Il video è incorporato nel mio lavoro. A questo punto mi accorgo che tra l'immagine e il video manca qualcosa, magari un'etichetta di testo o un titolo. A questo punto la inserisco in seguito e poi la sposterò. Inserisco un headline, un titolo, scrivo video. Questa volta non voglio questa impostazione grafica perché l'ho già utilizzata nella copertina. Scelgo un'impostazione più semplice, vado nell'ingranaggio e la modifico, ecco, scelgo questa, più sobria, video. Ora ho il problema che però l'etichetta di testo è sotto al video, invece dovrebbe essere sopra. Se faccio caso però, in ogni contributo di TAC, che sia un'immagine, che sia un video, che sia un titolo, compaiono sempre due frecce. Questo per spostare questi mattoncini virtuali che TAC crea ogni volta che inserisco un contributo. Quindi scelgo muovilo in alto ed ecco che questa scritta è antecedente al video, quindi è ora nel posto in cui deve essere. Proseguiamo, questa volta inseriamo un audio e il principio è esattamente lo stesso dei precedenti. Io vedo qui che TAC può incorporare audio da SoundCloud, da Spotify, da tantissimi altri servizi, quindi cerco il mio audio, questo audio avrà senz'altro un link, lo copio e lo inserisco qui. Faccio notare che TAC supporta, ora li vediamo, circa 300 servizi, vale a dire 300 siti possono essere incorporati dentro TAC. Tra i più noti Sway, uno dei recenti prodotti Microsoft, poi Docs.com, sempre la suite di Office 365, oppure per esempio Storyfy, un altro sito molto utile, peraltro proprio anche per fare storytelling, e tantissimi altri, sono oltre 300, tra i più noti naturalmente YouTube, Vimeo, Issu per esempio. Il vantaggio dell'embedding, cioè dell'incorporare il sito, è che questa procedura porterà la risorsa esattamente dentro il mio progetto, non richiederà un link esterno. Per invece mandare l'utente in un link esterno, io userò la funzionalità button, bottone, clicco e TAC mi dice a quale sito vuoi indirizzare l'utente che cliccherà questo bottone. Qui naturalmente noi scriviamo il link, qui mi dice TAC puoi personalizzare il titolo del tuo bottone. Per esempio potremmo scrivere clicca qui per approfondire, per vedere qualcos'altro. E in questo caso TAC creerà un vero e proprio bottone. Poi interessante funzione di geolocalizzazione. Immaginiamo che il nostro progetto sia centrato su Atene. Lanciamo una ricerca, cerca di Google Maps, ed ecco che ho trovato la mia città e la inserisco come mappa. Il vantaggio è che questa immagine non è statica, è un'immagine dinamica, il che vuol dire che l'utente finale potrà muoverla, potrà per esempio zoomarla, proprio come fosse dentro un piccolo riquadro di Google Maps. La funzionalità sell a noi non serve perché naturalmente ha funzionalità di vendita che non sono nelle nostre intenzioni. Poi form. Se clicchiamo su form compare un piccolo form appunto nel quale si chiede a un eventuale utente di inserire il proprio nome, la propria mail, il proprio messaggio che verrà recapitato poi all'autore. È molto utile inserire questo piuttosto che il proprio indirizzo mail anche per evitare molto spam. E del resto questa ha anche un'apparenza più professionale. In questa maniera infatti l'utente sa semplicemente che ha inoltrato una mail agli autori del sito senza conoscere direttamente il loro indirizzo di posta elettronica. Poi l'ultima funzione che vediamo è media. Quando clicchiamo su media, TAC è in grado di inserire tutto ciò che non ha inserito con i tasti fin qui presentati. Quindi inseriamo tutto ciò che non è
un titolo, non è un testo, non è una foto, non è un video, non è un audio, non è un bottone, non è una mappa. Per esempio, possiamo inserire dei PowerPoint tramite slideshare, un'immagine mappata con Thinglink, oppure una sezione di Twitter, un altro tag o tantissime altre cose. Se utilizziamo la funzione embed link e facciamo l'incorporamento di un altro sito, ecco, questo sito in piccolo si vedrà dentro tag, senza la necessità di cliccare e andare in un link esterno. Questo per quanto riguarda le funzionalità di tag attraverso la barra dell'inserimento degli strumenti. Una volta che io ho inserito tutte le mie risorse, mi sposto nella barra di destra, che ha però una funzione essenzialmente estetica. Per esempio, partiamo dalla tavolozza, in questo caso vediamo che qui possiamo scegliere il colore che di base può avere il nostro lavoro, oppure, ecco qui, tramite questo, voce di menu, possiamo vedere tutti i set di colori che è possibile scegliere. Non si può scegliere il singolo colore, ma solo dei set già preimpostati, come questi, anche se sono centinaia. Poi clicchiamoci su Font. Ecco, in font, cliccando nei vari esempi, noteremo che i titoli vengono modificati, non il testo. Il testo manterrà sempre il proprio font, però i titoli subiranno la modifica. I pattern sono dei motivi, vale a dire, qui non sono direttamente visibili, sono dei motivi come per esempio uno sfondo a righe, uno sfondo a pallini, uno sfondo a righe incrociate, che possono essere impostati da questo menu. E poi opzioni. Ecco, questa è la parte più importante. Per esempio, qui scegliamo se il nostro tag è pubblico o privato e se privato, protetto da password. E qui impostiamo la password. Estremamente utile nell'ipotesi che ci siano delle foto dei ragazzi. Qui, tag boards, vediamo i tag. Se il nostro lavoro parla di Epicuro ed è un'intervista impossibile, magari scriverò Epicuro, poi intervista e poi impossibile, vale a dire i riferimenti che possono rendere reperibile il mio lavoro. Il titolo. Il titolo, se non viene impostato, è la prima parola scritta. Nel nostro caso, intervista impossibile, tac che ha intercettato questo titolo, ma qui posso modificarlo. Foto di background. Permette di inserire una foto laddove qui vedete il verde chiaro. È relativamente poco utile perché lo spazio a disposizione di questa foto è effettivamente molto molto poco. Rimuovi pubblicità, questo nell'ipotesi che si abbia un account a pagamento, ma non è il nostro caso. Così come custom domain, noi non possiamo modificare completamente il link del nostro lavoro, che sarà sempre tac.com/ un titolo di nostro interesse. Questa è una delle caratteristiche più interessanti di tac. Pur essendo una versione non a pagamento, tac permette di modificare il nostro link. Per esempio, se il nostro lavoro è un'intervista impossibile a Epicuro, possiamo qui scrivere tac.com/intervista a Epicuro e questo sarà il nostro link, quindi anche molto comodo per la memorizzazione. Comment stream, qui possiamo abilitare gli utenti a fare dei commenti al nostro lavoro. Questo è molto utile quando sono i ragazzi a realizzare un tag e il docente vuole commentare il loro lavoro o viceversa. Se invece vogliamo inibire i commenti, clicchiamo in questa regione del menu. E poi, questo è un dato soltanto estetico, bordi arrotondati. Ecco, ora si vede che il bordo è arrotondato, invece se clicchiamo il bordo resta invece non arrotondato. Una volta pubblicato, poi può essere il nostro tag, come vedete, condiviso tramite i più noti social network, che sono Facebook o gli altri, o semplicemente inviato via email. Non può essere esportato come PDF, ma richiede quasi sempre una visualizzazione online. Questo è, se vogliamo, lo svantaggio di TAC, perché genera dei file presenti online, quindi raggiungibili da qualunque dispositivo, ma online. Per cosa si può adoperare TAC? Si può adoperare per documentare un'attività, per esempio una gita, per esempio un campo ambientale, per esempio un'esperienza di laboratorio. Si dà un titolo, delle indicazioni e delle foto o dei video, perché no, dell'esperienza.
Se dopo aver realizzato il nostro tag vogliamo modificarlo, ci posizioniamo in alto a sinistra, dove è l'icona del nostro account, andiamo su My Tags e qui compariranno tutti i nostri lavori. Cliccando sui nostri lavori possiamo in qualunque momento applicare delle modifiche. Per esempio possiamo cancellarlo, possiamo modificarlo con l'icona della matita oppure tramite l'ingranaggio possiamo duplicarlo. Questo è molto utile nel momento in cui abbiamo dato una struttura ad un tag e questa struttura non vogliamo rifarla da zero per un altro progetto affine, ma vogliamo appunto salvarla e raddoppiarla. Allo stesso modo qui vedete Favorites, cioè possiamo cliccare in lavori altrui i tag e questi verranno inseriti automaticamente nella nostra pagina di modo da essere sempre presenti nel nostro account. Possiamo ecco vedere i tag pubblici, privati, non ancora terminati e quelli esportati in qualche modo, per esempio nei social network. Qui vediamo quante persone stiamo seguendo, quante persone ci seguono e la sezione trofei consiste in questo. Nel momento in cui il nostro tag dovesse essere apprezzato al punto da avere molte visualizzazioni, ci viene assegnato un trofeo. Quindi, ricapitolando, tag risulta essere molto molto utile soprattutto per la documentazione di progetto e soprattutto per tutti quei docenti che, non avendo esperienza di progettazione di pagine web, vogliano inserire con pochi click e grande facilità, come vediamo qui, titoli, testi, immagini e video.